che mi trovo in una cittadina in Calabria vicino Crotone. È un posto bellissimo, vedete il mare quanto è bello, però mi diverto tantissimo, ma non posso fare a meno di pensare a formule, calcoli, e così ho pensato in questo video di raccontarvi come è fatta l'acqua di mare, la sua salinità, la sua composizione. Quindi spero che questa cosa sia interessante per voi, vi lascio al video, ciao ciao! L'acqua di mare è salata, ragazzi, beh, questo lo sappiamo, ma guardate, anche l'acqua dolce contiene dei sali, a meno che non stiamo parlando di acqua distillata. L'acqua di mare quanto sale contiene? La concentrazione media di sali disciolti nell'acqua di mare è circa il 35 per 1000, il che significa che ci sono 35 grammi di sale in un litro d'acqua. Quindi se voi prendete una bottiglia d'acqua dal mare, la riempite un litro e poi la versate in una bacinella e la fate evaporare, dovreste raccogliere alla fine, dopo un po' di giorni che sta al sole, 35 grammi di sale. Però la salinità non è uguale per tutti i mari, dipende dalla latitudine, dipende dalla temperatura. Ad esempio il Mar Morto è il mare più salato, perché si trova in un posto caldissimo, quindi c'è tanta evaporazione, mentre il Mar Baltico è molto freddo e quindi è poco salato. L'acqua salata, l'acqua di mare, costituisce il 97% dell'idrosfera, cioè dell'acqua che abbiamo sulla Terra, e ricopre circa il 70% della Terra. Quali sono i sali disciolti nell'acqua di mare? Principalmente NaCl, cioè il cloruro di sodio, il comune sale da cucina, che costituisce circa il 70-80% dei sali disciolti nell'acqua di mare. Poi ci sono cloruri di calcio, di potassio, di magnesio, carbonati, solfati e tanti altri sali. I gas disciolti nell'acqua di mare, ci sono anche i gas, ossigeno, O2, anidride carbonica, CO2. A che cosa servono? Servono per la respirazione, ad esempio l'ossigeno serve per la respirazione dei pesci e di tutti gli animali che utilizzano le branchie per respirare, filtrano l'acqua e utilizzano l'ossigeno, ma non gli esseri umani, l'essere umano non può vivere nel mare. E invece la CO2 serve per la fotosintesi. Oltre a quello che abbiamo detto, ai sali e ai gas, troviamo anche microrganismi viventi e materia organica. Microrganismi viventi, che cosa sono? Sono dei piccoli organismi che costituiscono il plancton. Il plancton è il cibo delle balene, per intenderci, quindi anche piccoli organismi. Una cosa molto interessante da dire è che i sali disciolti nell'acqua abbassano il punto di fusione di circa 2 gradi, permettendo ad alcune specie di pesci di vivere a circa 0 gradi. Questo vuol dire che se anche fa freddissimo, l'acqua ghiaccia con più tempo, ci mette più tempo a ghiacciare e quindi molti pesci possono vivere in acque freddissime. La densità dell'acqua di mare è maggiore, perché contiene i sali, rispetto a quella dell'acqua dolce. Per questo gli oggetti immersi in acqua salata galleggiano meglio. Vi sarà capitato di nuotare e percepire che nell'acqua di mare nuotate più facilmente, potete fare il morto, vi accorgete di galleggiare sicuramente con più facilità, proprio perché la densità è maggiore. E il colore? Ma perché l'acqua di mare è azzurra? Perché l'acqua di mare, che forma una grande massa, assorbe maggiormente le lunghezze d'onda del rosso, dell'arancione e del giallo, e assorbe in misura minore il blu, quindi le onde e le lunghezze d'onda minori. Per questo, rimandando indietro il blu, noi lo vediamo blu, poi per un fenomeno di diffusione. Il colore del mare, di alcuni mari. Ci sono dei mari che hanno dei nomi particolari proprio per il loro colore. Mar bianco, quasi sempre ghiacciato, mar nero per tante alghe di colore scuro, mar rosso per le alghe brune e il mar giallo per i materiali trasportati dai fiumi, ad esempio in Cina, materiali molto fini come il loess. L'acqua di mare è bellissima, ma fa anche molto bene, quindi è veramente utile fare un periodo di vacanza al mare se ve lo potete permettere. Che cosa fa l'acqua di mare? Ha una notevole azione antibatterica, quindi è disinfettante, aiuta a migliorare i casi di dermatite, di psoriasi, riduce la ritenzione idrica, quindi fare un bel bagno, una bella nuotata nell'acqua di mare è come fare un bel idromassaggio. Poi stimola la circolazione sanguigna e linfatica e migliora anche il senso di pesantezza degli arti, quindi anche le persone anziane, fare delle belle camminate nel mare possono avere dei buoni benefici.
inoltre un bellissimo effetto rilassante sul sistema nervoso, perché il colore azzurro abbassa la frequenza cardiaca e quindi al mare si dorme meglio. Vi sarà capitato di avere sempre sonno, no? Ma perché il mare vi rilassa. Allora, se riusciamo, cerchiamo di passare un bel periodo di vacanza al mare. Io sono qui, mi sto divertendo molto, ma soprattutto anche a fare questi video subacquei col mio collaboratore. Ci stiamo veramente divertendo. Questi video li abbiamo fatti noi, ed è stato bellissimo. Sto nuotando, mi sto divertendo e ora vi saluto. Ciao ragazzi, un abbraccio, a presto da Bibi Prof. Ciao, ciao.